non ci sono elementi perché possano portare a un tema come la chiusura dello Stato, che sarebbe un danno immenso per la città, e quindi io ho detto questo in tribunale, come sindaco non lo potrei mai permettere. Sarebbe un grosso danno economico per la città e il problema non si pone neanche, lo stadio Mancini non si tocca. Metterà in atto tutte le azioni possibili il sindaco di Fano Massimo Seri affinché l'impianto sportivo non venga chiuso, come ipotizzato invece dal SIULP, il sindacato di polizia intervenuto con un comunicato stampa nei giorni scorsi. Il primo cittadino ne ha parlato mercoledì sera durante una seduta del Consiglio Comunale, rispondendo così ad un'interpellanza urgente del consigliere di progetto Fano Alberto Santorelli, presentata dopo i tumulti accaduti domenica scorsa al termine della partita tra l'Alma Juventus Fano e la San Benedettese. Quello è stato un comunicato stampa di un sindacato di polizia che va rispettato, però onestamente il problema dal mio punto di vista non si pone, ma penso non si ponga neanche per quanto riguarda la questura e la prefettura. E proprio in prefettura, proseguito Seri, si svolgerà un incontro venerdì convocato dal prefetto Luigi Pizzi. Con il commissariato invece si sta pensando ad una nuova segnaletica, ad oggi mancante, che permetta le tifoserie ospiti di indirizzarsi su un percorso predefinito per raggiungere lo stadio e la zona di parcheggio a loro dedicata. È uno stadio nato tanti anni fa, si trova al centro della città. Ecco, queste strutture dovrebbero essere tutte fuori, un po' come dire anche la ferrovia è stata fatta nell'Ottocento e a ridosso della costa e passa dentro i centri. Bisognerebbe cambiarla, ma le risorse sono quelle che sono. Questo è comunque uno stadio che è adeguato per le esigenze che abbiamo noi, e poi voglio spendere anche una parola nei confronti del nostro tifo, che è un tifo maturo, che fra l'altro sta crescendo, anche loro hanno messo una passione, hanno messo anche un entusiasmo curando le scenografie, è uno spettacolo, non uno spettacolo. Il sindaco ha poi risposto alla segretaria della lista civica La Tua Fano, Francesca Cecchini, che aveva proposto un nuovo stadio da collocarsi al di fuori di un quartiere residenziale, quale quello di San Lazzaro, suggerendo l'ex mattatoio, l'ex zuccherificio o la zona di Chiaruccia. Vabbè, chi è che può essere contrario? Però per costruire uno stadio ci vogliono risorse importanti, siamo in una fase anche di crisi, per cui se ci arrivano delle proposte ben vengano, però adesso manteniamo i piedi per terra, sappiamo benissimo che non ci sono le condizioni, se poi domani si dovessero creare ci si può ragionare, ma non lo vedo nel giro di un breve periodo.